Siamo ad una fiera di paese dove si vende di tutto un po', cerco di non inquadrare le persone, si vendono gioiellini, qui c'è un profumo di formaggio, sì. Questo non lo inquadro perché c'è un animale impagliato e trovo disgustoso, potevano evitare, un cinghiale per l'esattezza. Comunque questo è il parco della Media Valle dell'Ambro, infatti c'è anche una rappresentanza della Protezione Civile. Ma guarda che bello quello! Sì. E lì è dove andiamo. Le nevicate storiche. Quello è Brugherio. Sì. No, scusa, Brugherio, siamo uniti all'Ambro. Sì. Ok. Che belle queste foto. Qui c'è un'ambulanza, qualcosa da sempre vista, un'ambulanza. Infatti, ecco qui abbiamo tutti gli enti, Avis, Protezione Civile, scopettoni. Caspita, questi sì che sono scopettoni, Questi sono quelli telescopici, volendo ci sono anche le bandiere che sono assimilate agli scopettoni. Qui c'è una zona molto densa. Ok, magari noi ce ne andremo dall'altra parte. Qui non si può girare. Ok, superato l'intoppo. Qui abbiamo chincaglierie che più che roba antica è roba vecchia. Ok? Le matite! Sì, le matite sono fatte con i rami, i ditali. Sono le magliette. Però in tutta onestà questo è quando la gente svuota le cantine, se posso essere sincera. No? Abbiamo tutte cose in legno. Stoppa le zanzare, casa doppia per pipistrelli. Nel senso che io mi metto in casa i pipistrelli così non avrò più le zanzare. Poi ti prenderai qualche altra bestia per mandargli i pipistrelli. È logico. Devi fare tutto un ciclo. Alla fine però arrivi con le tigri. Qui abbiamo un po' di abbigliamento, non vi aspettate niente di raffinato, ma sono ironica, non sono disprezzante, intendiamoci, queste cose sono sempre molto carine. E poi bisogna saper piluccare, magari a volte c'è il capo che si sta bene. Non è male. Va bene, mi metto di qua così cambio braccio. Qui abbiamo abbigliamento anni 70, grosso modo. Giacconi. Dai, questi giacconi. XXXXL. Urca. Felice ecologiche. Giacconi. Quindi non ci vuole l'ordine di è solo una carenza e andiamo a rimuovere anche le macchie di calcare, però c'è sempre un però. Per asciugare e lucidare bene, come si fa? Si vede il pannello di essenza, lo sport non ci vuole la parte di spuma di carbonio. Andiamo verso qualche zona che si può girare con più agio. Allora mi sa che ti conviene andare intorno al comune. Vieni a attraversare la piazza e girar di lì, e qui sarà tutta così. Sembra che non ci sia. No, perché la signora per cosa adesso aspettiamo che vieni a attraversare la piazza e di andare. Sì, certo. Però per un pezzo non ci saranno bancarelle. Va bene, ma tu non preoccuparti. Ok, allora io meno interruzioni faccio, meglio è, perché il cellulare ha limitate capacità di editing. Allora qui giriamo a destra e usciamo dal mercatino per un momento.
possono soffrire dell'acqua, infatti sono sotto il porticato del comune. Ah, soffrire se piove. Sì, libri, oggettistica, vari, no? Sì, perché finora là, le cose che ho visto, insomma, vabbè, quello i vestiti erano un po'... Era una fiera di paese, eh? Sì, sì, i vestiti erano un po' horror. Però hai ragione, bisognava... Cioè, se uno, come si dice, spulcia un po', magari trova. Cosa c'è? Una stella. Sì. I baretti qui non mancano, noi li conosciamo tutti, vero Lucio? Questo non... Sì, questo sì, non lo amo particolarmente. Perché giri di qui? Perché andiamo al comune. Ah, ok. È la più corta, possiamo andare di qui che ci troviamo. Una zona graziosa, secondo me. Ci sono degli alberi stupendi, come vedete sono alberi secolari. Intorno alla sede del comune, credo che questo comune sia una vecchia cascina, cioè no, casa nobiliare, sì, mi sono sbagliata, volevo dire casa colonica. No, casa. Sì, sì, ho capito. E avevano anche dei contadini, però. Sì, ma lì avevano un cedro. Questo era il parco della villa principale. Sì, sì, certo. Ok. E anche quell'altro parco là era tutta questa zona qua. I contadini, eccetera, stavano di là, dopo quella via lì, e c'è un paio di cascine. Sì, una volta c'era anche proprio la fattoria con gli animali, fino a c'è, noi c'è, c'era una mostra, se vuoi vedere. Sì, sì, benissimo, dopo. Qui è un pochino meglio, perché... C'è meno ressa. E probabilmente di là è la, come dire, la via principale. Tu arrivi e ti infili lì dentro. In quella borsetta lì. Quale borsetta? Quella che ti sei preso. Non ti faccio andare in erba. Va bene. Ma questa che bella. Ah, ma è una specie di mantella. Vuole provarla? No, grazie. Ho tanta di quella roba che ve la dovrei, ne dovrei portare io a lei. Il colore è bello. Esatto. È bello il colore, signora, lo provi. No, grazie. Il poncio lì. Lo so, è bello, sì. Cosa aspetta? Aspetta Natale? Sì, sì, no, ma il problema era il prezzo, perché costava 80 euro, onestamente. No, 80 euro no, 40 ci si poteva ragionare. Non trovi che fosse un prezzo un po' esagerato? Ma trovo che l'abbigliamento sia caro. Ho lumato un po' di prezzi e ho visto dei prezzettini. No, vieni, vieni. Allora, c'è da dire una cosa, questa qui non è roba usata, no. Non è seconda mano. Quella di là sì. Bamboline. Qui non c'è merce. Guarda un po', qui l'ha mangiata a casa. Vediamo un po'. Sì, faccio il giro, dimmi. Sì. Oh, guarda, ha ragione. Lucio ci fa notare che ci sono. E quelli lì sono un pezzino commestibili, sia pure di basso. Sì, sì, di basso non lì. Li raccoglierei per nulla al mondo. No? Ma certo, poi non. C'è proprio un video brevissimo, così salutiamo
Sì, abbiamo finito il giretto, ma... Sì, sì, vabbè, certo. E... Vabbè, andava visto, ma... Salve, buongiorno. Salve. Buongiorno. E... Niente di particolare, insomma, ha attratto la nostra attenzione. Però erano un po' scoraggianti i prezzi, comunque...